Ritorna sul litorale crotonese il progetto Spiagge Sicure Mare per Tutti, voluto dall'amministrazione comunale per tutelare i bagnanti nelle zone dell'Arenile non destinate ai lidi privati. Sicurezza e tutela dei fruitori, in questa direzione è l'iniziativa presentata dall'assessore al turismo Giuseppe Frisenda. Saranno allestite 4 torrette di salvataggio nelle spiagge libere della città per garantire intanto un servizio di prevenzione e di salvaguardia dei bagnanti e dei turisti che frequentano le nostre spiagge libere. In secondo luogo un servizio di monitoraggio su quelle che è il rispetto dell'ambiente, perché diciamo, saranno a controllare e a verificare anche coloro i quali abbandonano rifiuti in spiaggia, e in più saranno degli info point proprio di informazioni turistiche ai fruitori delle spiagge libere, dove potranno apprendere la storia della città di Crotone e tutte le proprie attrattività. Una delle torrette sarà proprio attrezzata per i disabili, quindi con delle sedie speciali che daranno la possibilità a tutti di fare un bel bagno in questo mese di agosto. Infatti il servizio durerà fino al 15 settembre. Da Crotone per l'ACNews 24.